Bene, allora Madhavendra Puri, sono tanti punti molto belli. Ogni volta che il Signore Supremo decide di apparire in questo mondo, qualche anno prima del suo avvento, manda alcuni dei suoi compagni più intimi a predisporre le condizioni necessarie allo svolgimento dei suoi straordinari ed istruttivi divertimenti. Ciò avvenne anche nel periodo antecedente all'avvento di Chaitanya Mahaprabhu, ovvero tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV. Il Signore chiese, cioè ogni volta che il Signore appare, l'Avatar, il Signore Supremo appare, quindi sono sempre, prima del suo arrivo, i devoti preparano la situazione. Così prima dell'avvento di Chaitanya Mahaprabhu, il Signore chiese ai suoi più intimi compagni di precederlo e tra questi vi era Madhavendra Puri. Egli apparve nel XIV secolo, la data esatta non si sa, questi devoti non avevano, non erano registrati come oggi, oggi tutti controllati bene, qui invece c'era una cosa molto libera, e a meno che non lo dicessero loro quando sono nati, dove, chi lo può sapere, anche perché i devoti non... I grandi devoti non è che sono interessati a parlare di se stessi, no? Quindi non è che solo quando ha un'utilità per l'istruzione di qualcuno posso raccontare qualcosa, altrimenti sono completamente senza ego. Quindi egli a Madhavendra Puri apparve nel XIV secolo e ricevette l'iniziazione da Lakshmipati Tirtha, uno dei maestri spirituali della scuola che discende da Madhvacharya. Madhavendra Puri fu un sannyasi, un monaco rinunciato, molto famoso, ed ebbe numerosi discepoli, tra i quali i principali furono... Chi ha qualche idea? Ishvarapuri è famoso anche Advaitacharya è il suo discepolo. Advaitacharya del Panchatattva, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara. I principali furono Advaitacharya e Ishvarapuri. Ishvarapuri fu il maestro spirituale di Chaitanya Mahaprabhu. Quindi, in verità, in un modo o nell'altro, in verità, tutti i Vaishnava del Bengala e di Jagannath Puri, dell'Orissa, avevano una connessione spirituale con Madhavendra Puri e in seguito anche Chaitanya Mahaprabhu stesso sviluppò tale relazione per il fatto di aver accettato l'iniziazione da Ishvara Puri. Il corpo di Madhavendra Puri era completamente pervaso dai sintomi dell'amore divino e anche i suoi discepoli manifestavano le stesse caratteristiche. Il grande Acharya, assorto nel Krishna Prema, il livello più alto d'amore per Dio, viveva giorno e notte in un costante stato di intossicazione spirituale. L'intensità del suo amore divino era tale che anche solo vedendo nel cielo una nuvola carica di pioggia, noi diciamo, è la pioggia, arriva altra pioggia, no? Vediamo una nuvola carica di pioggia, no? No, meglio il sole. Invece lui vede una nuvola carica di pioggia, che succede? Lui si ricordava immediatamente della carnagione scura di Krishna, perché è descritto che Krishna ha una carnagione scura però luminosa, scura non proprio nera. Quindi dice, è come una nuvola carica di pioggia. Quindi quando vedeva questa nuvola carica di pioggia nel cielo, si ricordava immediatamente della carnagione scura di Krishna, sopraffatto da un'intensa estasi, cadeva al suolo, privo di coscienza. Hare Krishna. Libero dai legami e dagli attaccamenti materiali, Madhavendra Puri viaggiò per molti anni visitando i diversi luoghi sacri dell'India. Per volontà della provvidenza, un giorno incontrò Nityananda Prabhu, un'incarnazione divina e l'eterno compagno di Chaitanya Mahaprabhu. L'incontro fu particolarmente intenso. Quando Nityananda lo vide, svenne per l'amore estatico e il suo corpo divenne completamente immobile. Allo stesso modo, appena Madhavendra Puri contemplò Nityananda,
dimenticò completamente se stesso e cadde a terra. Non si erano mai incontrati, no? Si sono visti e hanno capito subito, no? Che qui c'è qualcuno di veramente speciale, immobilizzati, bloccati. Ci sono racconti più dettagliati, io ho ristretto un po' anche perché tutti i sintomi estatici per noi magari sono, non sono così ben comprensibili. Comunque, appena si videro, quindi subito sentirono questa grande attrazione uno verso l'altro, attrazione spirituale, quindi appena Madhavendra Puri vide Nityananda, anche lui dimenticò completamente se stesso e cadde a terra. Invece Nityananda è rimasto immobile. A poco, ripresero entrambi coscienza e si abbracciarono versando lacrime di gioia. I discepoli di Madhavendra Puri, i discepoli, vedendo il loro maestro e Nityananda cadere al suolo sopraffatti dall'amore statico, iniziarono a piangere per la commozione. Nityananda, che portava grande rispetto nei confronti di Madhavendra Puri e lo considerava il proprio guru, esclamò: «Oggi ho ottenuto il risultato di tutti i miei viaggi nei luoghi santi. Nel vedere i piedi di Madhavendra Puri ho ricevuto il tesoro dell'amore per Dio». E così la mia vita è stata benedetta. Questo è significativo, Nityananda, no? Incontrare un devoto così elevato, no? Avere l'opportunità di incontrare un devoto così elevato vale di più che visitare tutti i luoghi sacri. Oppure tutti i miei viaggi di pellegrinaggio adesso hanno portato il risultato perché ho incontrato Madhavendra Puri. Anche Madhavendra Puri avrebbe voluto dire qualcosa. Nityananda è riuscito a dire queste cose, ma Madhavendra Puri voleva anche lui dire qualcosa, ma non poté farlo a causa delle intense emozioni che stava provando. Quando infine riuscì a parlare, disse: «Ho potuto capire che il Signore Supremo è misericordioso con me non appena sono venuto a contatto con Nityananda. Se si ottiene la sua compagnia, in qualunque luogo ci si trovi, quel posto diventa l'essenza di tutti i luoghi santi e non differente da Vaikuntha stesso, il mondo spirituale». Osservando quegli ardenti scambi d'amore tra Nityananda e Madhavendra Puri, tutti i devoti si immersero così profondamente nell'estasi che nessuno sapeva più se fosse giorno o notte. Sono tutti i devoti, no? Senti, vedere questi scambi d'amore così intensi, si sono dimenticati tutto, no? Dove erano, l'ora. In questo modo essi passarono insieme diversi giorni, anche se a loro sembrò che non fosse ancora trascorso nemmeno un momento. Passarono diversi giorni, ma sembrava. Dopo aver ripreso a viaggiare ed essersi separato da Nityananda, Madhavendra Puri continuò a spostarsi per alcuni anni, visitando diversi luoghi di pellegrinaggio. Infine, passò il resto della sua vita tra Vrindavana e Orissa. Jagannath Puri. Durante il periodo in cui risiedette a Vrindavana, al fine di far conoscere al mondo i meravigliosi luoghi dove si svolsero i dolci divertimenti di Radha e Krishna, Madhavendra Puri iniziò le attività di riscoperta e di ripristino di tali luoghi così sacri, attività che in seguito furono portate avanti da Rupa e Sanatana Goswami. Quindi lui è stato poi il primo, dopo è arrivato Lokanath in verità, sempre su ispirazione di Chaitanya Mahaprabhu, e poi Rupa e Sanatana Goswami ha fatto il lavoro grande di ripristino dei luoghi sacri, ma Madhavendra Puri aveva iniziato. Un giorno Madhavendra Puri, questa parte troviamo la Chaitanya Charitamrita, però è molto bella, leggo, ci sono anche altri dettagli. Un giorno Madhavendra Puri giunse alla collina conosciuta come Govardhana, un luogo di pellegrinaggio molto importante nella tradizione Vaishnava, poiché lì si svolse un famoso divertimento di Krishna che, per proteggere i suoi devoti dalle piogge torrenziali di Indra, sollevò l'intera collina come se fosse un gigantesco ombrello. Una volta giunto lì, Madhavendra Puri sembrava impazzito nell'estasi d'amore per Dio
e non distingueva più il giorno dalla notte. Talvolta si alzava e talvolta cadeva a terra, senza rendersi nemmeno conto di dove si trovava. Dopo aver girato intorno alla collina, in segno di rispetto, andò a bagnarsi nel laghetto chiamato Govinda Kunda e poi, al calare della sera, quando si sedette sotto un albero per riposare, gli si avvicinò un pastorello che gli offrì un'anfora di latte. Chissà, chi è sto pastorello. Che gli offrì un'anfora di latte. La depose davanti a Madhavendra Puri e sorridendo gli rivolse queste parole: «Perché non vai a elemosinare qualcosa da mangiare? Per favore, bevi il latte che ti ho portato. A che genere di meditazione ti stai sottoponendo?» Sei un sannyasi, perché non vai a chiedere qualcosa, perché come aveva visto che non mangi, no? Che genere di meditazione ti stai sottoponendo? Contemplando la bellezza di quel bambino, Madhavendra Puri si sentì molto soddisfatto. Quelle dolci parole gli avevano fatto dimenticare la fame e la sete. Madhavendra Puri gli chiese: «Chi sei? Dove abiti? E come facevi a sapere che ero a digiuno?» Il bambino rispose: «Signore, sono un pastorello e vivo in questo villaggio. Qui nessuno digiuna. Una persona può procurarsi da mangiare chiedendo l'elemosina ad altri. Alcuni bevono soltanto latte. Ma se una persona non chiede cibo a nessuno, ma se qualcuno non chiede cibo a nessuno, sono io che glielo procuro. Le donne che sono venute a prendere l'acqua ti hanno visto, mi hanno dato questo latte e mi hanno mandato da te. Ora devo... Questo bambino meraviglioso, affascinante, simpatico, ha detto: «Beh, ora comunque devo andare a mungere le mucche, ma tornerò a riprendere il vaso». Poi il ragazzo scomparve e Madhavendra Puri rimase molto meravigliato. Dopo aver bevuto il latte, lavò il vaso, lo mise da parte e si sedette a recitare il Mahamantra Hare Krishna. Verso la fine della notte si appisolò e in sogno rivide quel pastorello. Era apparso davanti a lui, l'aveva preso per mano e l'aveva condotto vicino a un cespuglio nella giungla. Cioè in sogno gli ha detto, l'ha preso per mano e l'ha portato vicino a un cespuglio nella giungla. Indicandogli l'arbusto, il ragazzo disse: «Io abito in questo cespuglio, per questo soffro molto per il freddo, la pioggia, il vento e il caldo torrido. Per favore, porta qui la gente del villaggio e fa in modo che mi liberino da questo groviglio. Poi, di loro di portarmi sulla cima della collina, in un posto adatto. Per favore, lì costruisci un tempio dove io possa essere installato. Lavami con molta acqua fresca in modo che il mio corpo possa essere ripulito. Sono molti giorni che ti osservo e continuavo a chiedermi, quando Madhavendra Puri verrà qui a servirmi? Ho accettato il tuo servizio per l'amore statico che provi per me. Così ho deciso di apparire e la mia presenza libererà tutte le anime cadute». Avete seguito? No? Bellissimo. «Mi chiamo Gopal», ha parlato, no? La divinità. «Mi chiamo Gopal e sono colui che ha sollevato la collina Govardhana. Durante l'invasione islamica, il sacerdote che mi serviva mi ha nascosto in questo cespuglio nella giungla, poi è fuggito per paura dei musulmani». La divinità racconta, no? In sogno gli sta parlando. «È fuggito per paura dei musulmani. Da quando il sacerdote se n'è andato, sono rimasto qui. Sono davvero contento che tu sia arrivato. Ora riportami alla luce con molta cura». Detto questo, il ragazzo scomparve. Madhavendra Puri si svegliò e cominciò a riflettere sul sogno che aveva fatto. Si rammaricò dicendo: «Ho visto Krishna in persona e non l'ho riconosciuto». No? Lo stesso pastorello che la... Capito? Gli è apparso in sogno lo stesso pastorello che aveva visto la sera prima, il giorno prima.
E gli ha detto: io sono quello che ha sollevato la collina Govardhana. Quindi lui, Madhavendra Puri, a questo punto, ha detto, cioè quel pastorello, quel bambino, era Krishna, dice, si rammaricò dicendo: ho visto Krishna in persona e non l'ho riconosciuto. E, sopraffatto dall'amore estatico, cadde a terra. Pianse per qualche tempo, ma poi si concentrò sull'ordine di Gopala e la sua mente si rasserenò. Dopo aver fatto le abluzioni mattutine, entrò nel villaggio, chiamò a raccolta tutti gli abitanti e disse loro le seguenti parole. Il proprietario di questo villaggio, Govardhandari, che è un altro nome di Krishna, che significa colui che sostiene la collina Govardhan, no, Krishna giace in un cespuglio. Andiamo a liberarlo. La boscaglia è molto fitta e non sarà facile penetrare nella giungla. Portate dunque asce e vanghe per poter aprire un varco. Tutti si mostrarono entusiasti di accompagnare Madhavendra Puri. Seguendo le sue indicazioni, abbatterono i cespugli facendosi largo nella giungla. Quando infine videro la divinità coperta di terra ed erba, si sentirono sopraffare dalla gioia e dalla meraviglia. Trovarono davvero la divinità dove gli aveva detto esattamente, no? Krishna in sogno. Una volta che l'ebbero ripulita, alcuni degli uomini più forti si riunirono e insieme a Madhavendra Puri trasportarono la pesante divinità fino in cima alla collina, dove venne installata su una grande pietra che fungeva da trono. Madhavendra Puri officiò la cerimonia dell'installazione di Gopala, lavando personalmente la divinità e per l'occasione organizzò un grandioso festival conosciuto come Annakuta, durante il quale vennero offerte a Krishna enormi quantità di prodotti alimentari. Tutto il latte, lo yogurt e il burro chiarificato che c'era nel villaggio fu portato alla festa. C'erano anche vivande di vario genere, dolci e i doni più svariati, tanto che non è possibile descriverli tutti. Ci fu un concerto di corni e tamburi e le donne cantavano. In una grande euforia tutti furono ispirati a partecipare al canto e alla danza. Questa meravigliosa festa per l'installazione di Gopal, inclusa la gigantesca distribuzione di prasada a migliaia di persone, fu preparata in un solo giorno. Certamente fu tutto possibile grazie alla misericordia di Gopal. Ma coloro che si trovavano lì riuniti rimasero meravigliati nel constatare il potere di Madhavendra Puri, il quale iniziò al culto Vaishnava, ciascun Brahmana presente, assegnando ad ognuno differenti tipi di servizi da offrire alla divinità. La festa di Annakuta, chiamata anche Govardhan Puja, questa festa che ha iniziato Madhavendra Puri, chiamata anche Govardhan Puja, è ancora oggi una delle più importanti e seguite festività della tradizione Vaishnava. Cioè, l'ho iniziato, in realtà è cominciata da Krishna, quando era presente, aver sollevato, no, prima di sollevare la collina Govardhana, ha fatto la festa alla collina Govardhana. Poi a causa di questa festa poi Indra si arrabbiò e Krishna dovette, e mandò la pioggia e Krishna dovette sollevare la collina Govardhana per il fatto che Krishna aveva spostato l'adorazione invece che a Indra alla collina Govardhana. Quindi fu Krishna a iniziare questa festa e qui vediamo Madhavendra Puri ha creato un grande festival in ricordo, no, di questo evento. La voce del ritrovamento di Gopal da parte di Madhavendra Puri si sparse ovunque. I pellegrini arrivavano da ogni luogo per offrire i propri rispetti, portando i doni più svariati, enormi quantità d'oro, d'argento, di abiti, di profumi e di cibi. Un ricchissimo kshatriya, della casta dei guerrieri, di famiglia reale, fece costruire un tempio. Altri fornirono utensili da cucina e altri eressero mura di cinta. Vennero donate anche migliaia di mucche. L'adorazione della divinità venne mantenuta con regolarità e grande fasto. Tuttora, questa divinità originale di Gopal, nota come Nataji, continua ad essere adorata a Nathdwar in Rajasthan. Poi,
La divinità dopo 2 anni gli appare e gli dice: adesso avrei bisogno, sento ancora caldo della polpa di sandalo, della canfora. E Krishna, che Madhavendra Puri poi parte per andare a soddisfare questo desiderio, e lì nel suo viaggio passerà anche la divinità di Gopinath, che poi la storia che ha rubato la tazza del riso dolce, no? Salto questa storia e vi leggo un'altra parte più avanti, la parte un po' finale della vita di Madhavendra Puri, quei 10 minuti che ci restano. Chaitanya Mahaprabhu stesso descrisse le meravigliose qualità di Madhavendra Puri. Chaitanya Mahaprabhu disse, parlando di Madhavendra Puri, disse: tutti i suoi gesti d'amore sono talmente straordinari che ascoltando le sue attività si resta colpiti dalla meraviglia. Madhavendra Puri aveva rinunciato a tutto ed era sempre molto silenzioso. Non si interessava di ciò che è materiale. Dopo aver ricevuto gli ordini di Gopal, viaggiò per migliaia di chilometri soltanto per elemosinare del legno di sandalo. Pur avendo fame, non chiedeva mai nulla da mangiare e, senza pensare alle proprie comodità, trasportò 37 kg di legno di sandalo e canfora da spalmare sul corpo di Gopal. Il piacere trascendentale del servizio reso alla divinità gli bastava. Tutto ciò è naturale, che bello l'insegnamento, dice, il piacere trascendentale del servizio alla divinità gli bastava. Tutto ciò è naturale per chi ha sviluppato un intenso amore per Dio. Il devoto non prende in considerazione ostacoli o difficoltà personali, ma vuole servire Dio, la persona suprema, in ogni circostanza. Ogni circostanza. Gopal, continua Chaitanya Mahaprabhu, Gopal voleva mostrare a tutti quanto fosse intenso l'amore di Madhavendra Puri per Krishna. Per questo gli chiese di andare a Jagannath Puri a prendere il legno di sandalo e la canfora. Tutte le attività di Madhavendra Puri, qui termina Chaitanya Mahaprabhu, continua il racconto, tutte le attività di Madhavendra Puri sono piene di profondi insegnamenti spirituali. Durante la parte finale della sua vita, evidenziò i principi fondamentali che regolano la relazione sacra tra maestro spirituale e discepolo. Ormai invalido e completamente incapace di muoversi, verso la parte finale della sua vita, accettò che il suo amato discepolo Ishvara Puri si dedicasse totalmente al suo servizio, provvedendo personalmente alla sua pulizia, pulendolo anche dalle feci e dall'urina, cantando sempre per lui il mantra Hare Krishna e narrandogli i divertimenti della persona suprema. E quindi Ishvara Puri costantemente lo accudiva in tutto e cantava e recitava costantemente il mantra di Krishna e gli narrava i divertimenti della persona suprema per aiutarlo a ricordare Krishna nei momenti finali della sua vita. Grandi devoti come Madhavendra Puri sono anime completamente abbandonate a Dio, il quale, riconoscente del loro servizio ininterrotto e disinteressato, gli offre la sua completa protezione. Talvolta può succedere che, per volere di Krishna, il guru possa rimanere invalido. In tal caso è importante capire chiaramente che questa condizione di infermità non ha nessuna influenza sulla sua coscienza spirituale, e che il modo esemplare con il quale egli affronta le disgrazie e i disagi fisici è un insegnamento di immenso valore per tutti coloro con i quali viene in contatto, e specialmente per i suoi discepoli. È un'opportunità per poterlo assistere personalmente. Questo è importante, no? Il servizio al guru. Non è, alcuni pensano ingenuamente, no? Un grande devoto non si ammala mai, non invecchia, non è soggetto. Potrebbe anche qui Ishvara Puri alla fine, no, era no, il suo corpo invalido anche Prabhupada agli ultimi momenti della sua vita. Tuttavia, non solo questo non minimizza la posizione del guru, anzi ci fa vedere come un grande devoto affronta
grandi disagi, grandi sofferenze fisiche o grandi sofferenze che lui non vive come gli altri. Come le vive? Ed è anche un'opportunità, come ha spiegato anche Prabhupada, un'opportunità per i discepoli di servire il maestro spirituale. È molto istruttivo. Comunque. Madhavendra Puri fu molto soddisfatto dell'attitudine servizievole, umile e disinteressata del suo discepolo. Lo benedì con il seme del puro servizio devozionale e Ishvara Puri ricevette così il tesoro del Krishna Prema. Il puro amore per Dio, diventando a sua volta un oceano d'amore statico. Grazie alle benedizioni del suo maestro, Ishvara Puri diventò talmente elevato che Chaitanya Mahaprabhu stesso lo accettò come maestro spirituale. Madhavendra Puri mostrò così un principio fondamentale, la soddisfazione del maestro spirituale è il principio attivo per l'avanzamento spirituale del discepolo, poiché è solo per la grazia del maestro spirituale che si riceve la misericordia di Krishna e si diventa Mahatma, grandi anime realizzate. Madhavendra Puri, in particolare, è ricordato per aver aperto la strada alla diffusione dell'amore per Dio nell'aspetto del sentimento coniugale, sentimento che fu poi espresso al massimo grado da Chaitanya Mahaprabhu. Il metodo di adorazione nella scuola che risale a Madhvacharya, nella quale fu iniziato Madhavendra Puri, era piena di cerimonie e rituali con scarsissimi segni d'amore per Dio. Madhavendra Puri fu la prima persona in quella successione di maestri, la Madhva Sampradaya, ad esibire i sintomi estatici dell'amore per Dio nel sentimento coniugale, che è simile a quello che lega marito e moglie o amante e amata. Egli rivelò, quindi una persona speciale, il primo che ha manifestato questi sintomi, Chaitanya Mahaprabhu l'ha preso, si è collegato subito con lui e poi l'ha manifestato al massimo grado. Egli rivelò anche lo stato d'animo dell'amore in separazione da Dio. Alcuni anni più tardi, a Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu mostrò quello stesso stato d'animo in modo molto intenso, proprio dopo aver recitato un particolare verso che Madhavendra Puri recitava costantemente durante la parte finale della sua vita. Un verso molto bello, che è il seguente. O mio Signore, questo verso è stato in origine recitato da Radharani, c'è scritto da... Leggo, vado bene. Allora, quindi, Chaitanya Mahaprabhu mostrò in quello stesso stato d'animo in modo molto intenso, alcuni anni dopo, proprio quando recitava quel verso particolare che Madhavendra Puri recitava costantemente durante la parte finale della sua vita. Il verso è: O mio Signore, il più misericordioso dei padroni, o Dinadayardra Nata. Inizia così il sanscrito. O mio Signore, il più misericordioso dei padroni, o Signore di Mathura, quando potrò vederti di nuovo? Poiché non posso vederti, il mio cuore turbato trema. Amore mio, che cosa farò adesso? Fine del verso. Come la pietra Kaustubha è la più preziosa tra le gemme, così questa frase è la più dolce delle poesie. Strofinandolo senza interruzione, il legno di sandalo della Malaya sprigiona sempre di più il suo profumo. Similmente, quanto più terremo in considerazione queste parole, tanto più ne vedremo aumentare l'importanza. Ok. Verso molto importante. Questo verso fu pronunciato per la prima volta da Radharani, l'eterna compagna di Krishna, quando il suo amato partì, quando ha recitato questo verso, quando Krishna partì per Mathura, lasciandola sola e disperata a Vrindavana. Radharani si immerse in quel particolare sentimento di separazione che in realtà consiste in una forma di estasi molto elevata.
Per la misericordia di Radharani quel verso si manifestò poi nelle parole di Madhavendra Puri. Per la misericordia di Radharani si manifestò nelle parole di Madhavendra Puri. La recitazione, anche solo di una minima parte di tale invocazione, spalancava a Madhavendra Puri la porta dell'amore statico. Cioè, appena iniziava a dire Hai Dinadayadranath, appena iniziava a primi versi, no? Oh, amore mio, no? Oh, mio signore, il più misericordioso dei padroni, pum, si bloccava, no? L'estasi così intensa non riusciva più ad andare avanti. Quindi la recitazione anche solo di una minima parte di tale invocazione spalancava a Madhavendra Puri la porta dell'amore statico, facendolo cadere in estasi privo di coscienza, sopraffatto dall'intensa separazione da Krishna. Il seme di tale amore fu piantato da Madhavendra Puri nel cuore del suo amato discepolo Ishvara Puri, il quale a sua volta ebbe il ruolo di maestro spirituale di Chaitanya Mahaprabhu, paragonato ad un imponente albero che fece cadere, Chaitanya Mahaprabhu, paragonato ad un imponente albero che fece cadere su tutti i dolci frutti del puro amore per Dio. Quando il movimento del Sankirtan, inaugurato da Chaitanya Mahaprabhu, si diffuse, vi aderirono milioni di persone in Bengala e in Orissa, e tra questi vi furono molti dei discepoli di Madhavendra Puri, il quale aveva ormai lasciato il corpo. Quindi possiamo leggere e leggere questi versi, questi avvenimenti che sprigionano sempre nuove realizzazioni. Grazie a tutti. Jai Shri Padma Madhavendra Puri Ki, Jai Srila Prabhupada Ki, Jai Shri Gaur Nitai Ki, Jai.